Una fiamma al giorno, energie del 3 di maggio. Scegliete la vostra variante, rosa rosa, stella marina, cristallo di rocca. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 3 di maggio. Allora, oh, la rosa rosa sarà portata a un cambiamento fortissimo. Grazie attraverso una consapevolezza molto forte di ciò che è il suo amore. Qua c'è un cambiamento in amore che va operato attraverso una consapevolezza profonda di quanto si, di quello che si prova. C'è un amore fortissimo che ci porta a un cambiamento. Sì, qua c'è la saggezza che illumina il passato è concluso, bisogna operare il cambiamento. Vediamo un po'. Perfetto, sì, cominciare con un'azione viscerale, passionale, andare dietro proprio questa passione che ci divora da dentro, questo amore fortissimo che sentiamo, che ci spinge proprio a concretizzare questo cambiamento. Vediamo un po'. Ok, e a raggiungere un equilibrio nuovo che ci porta a una situazione di quiete, ma quiete non di noi, quiete significa proprio raggiungere uno stato di equilibrio permanente che ci porta proprio a un cambiamento totale della nostra vita attraverso delle azioni concrete. Allora, stella marina, vediamo un po'. Ok, qua bisogna agire miratamente. Sì, secondo proprio cosa si sente di desiderare dentro per attuare, mettere in atto una nuova fase della nostra vita, proprio dare questo impulso a questa fase concretissima, una fase concreta della nostra vita. Quindi stella marina, guardate qua che meraviglia, avrete un successo incredibile, mirate la vostra azione secondo i desideri dell'anima perché comincia qualcosa di meraviglioso. Vediamo un po'. Sì, c'è proprio il completamento di un ciclo, quindi siete pronti proprio a cominciare qualcosa di bellissimo. E attenzione però, cosa ci dice? Attenti a non cadere nei troppi schemi mentali. Quindi attenzione, qua c'è qualcosa di meraviglioso che accade. Non cadete nel rischio del controllo, del troppo controllo. Questi sono i modelli mentali, proprio qualcosa che tende un po' a schematizzare. Agite secondo il desiderio dell'anima. Questo è un femminile viscerale, quello che entra dentro e quindi entrate dentro per capire cosa dovete fare senza entrare troppo nel mentale. Cristallo di rocca, vediamo un po'. Ok, qua c'è un'unione fisica che arriva. Sì, con un uomo molto importante. E sì, e non sarà semplicissimo, e quindi dovete andare a creare un'unione fisica. C'è un uomo molto importante, c'è un uomo, ma può essere anche proprio, diciamo, l'azione, un'azione poderosa che porta quest'unione. Ma non sarà semplice, attenzione, ci stanno dicendo qualche difficoltà c'è, ci sarà, ma non lasciatevi abbattere, ovviamente. Vediamo un po'. Sì, comincia questo qualcosa di meraviglioso, questa unione nuova, dovete combattere un pochino, ma l'unione fisica c'è. Un femminile qua poderoso, quindi qua c'è un'imperatrice, un imperatore, cosa vuol dire? Qua veramente bisogna agire in maniera poderosa in tutti i sensi, sia nell'ascoltarsi dentro che nell'azione. E voilà, e l'unione sarà spettacolare. Questo c'è una devozione, è una carta meravigliosa, ci parla di un'unione bellissima che stiamo portando appunto nella materia. Comincia questo qualcosa con un'azione poderosa e un ascolto profondo dell'anima, anche se ci saranno delle difficoltà.